Buon venerdì a tutti, parliamo adesso dell'assegno unico, quello là sul reddito di cittadinanza e dei vari disagi che ci sono stati per fine mese da parte di INPS, sia per il reddito di cittadinanza che proprio per l'assegno unico, perché molte persone con il reddito avevano data di disposizione pagamento il 27, ma non è stato così perché poi sono arrivati per fine mese, in quanto INPS ha dichiarato che c'erano stati dei problemi. Erano problemi ai server, Poste diceva che era INPS, INPS diceva che era Poste. Alla fine ci si è rimesso, è sempre l'utente finale, la fascia debole. Poi parliamo dell'assegno unico sul reddito, un'odissea un pochettino più grande perché molte famiglie si sono ritrovate con il messaggino assegno pagato sul conto corrente, cosa che non esiste, lo stesso assegno sospeso per mancanza di invio documenti, cosa che non è stata reale perché non era così, molte famiglie con importo zero per ricalcoli e conguagli, e anche qua INPS dichiara che ci sono degli errori. Molti utenti che hanno chiamato è stato riferito a chi metà mese, a chi fine mese. Dalle ultime indiscrezioni si parla che molto probabilmente già con le lavorazioni per le ricariche straordinarie, quelle di metà mese, quindi l'11 arrivano le lavorazioni, dovrebbero arrivare lavorazioni straordinarie proprio per risolvere il problema dell'assegno unico. Ovviamente quando si tratta di INPS, lo dico già da tempo, non è che io ci metta la mano sul fuoco, perché sinceramente quando ci sono date ufficiali dettate da INPS e pubblicate è successo spesso che non ha mantenuto questo. Ecco perché dico io la mano sul fuoco non ce la metto. Però comunque sia, da indiscrezioni si parla che nelle lavorazioni per le ricariche straordinarie, quelle dell'11 di appunto di ottobre, è probabile che ci siano delle lavorazioni straordinarie legate al discorso dell'assegno unico per riparare agli errori commessi da INPS. Qualcuno poi diceva vabbè, sono sempre i soliti furbetti, per il reddito non fa niente, e devo rispondere anche a quelle persone perché, per quanto detto, i soliti furbetti non ci sono più, perché già da luglio quelli che voi chiamate furbetti hanno perso il reddito, quindi adesso quelli che sono rimasti sono gli inoccupabili, quelli bisognosi, e guarda caso il problema e i disagi a chi si vanno a creare sempre ai bisognosi, quindi diciamo che i furbetti non ci sono più, adesso ci sono le famiglie bisognose. E quindi diciamo ancora una volta a gran voce grazie a INPS e grazie al governo, perché tanto loro problemi non ne hanno, a fine mese, cioè loro mica hanno gli stessi problemi della gente che non può mangiare, loro questi problemi non li tengono, quindi non li possono nemmeno comprendere. Speriamo bene che in data 11 qualcosa si muova.